parte dell'Assemblea Non Una di Meno Venezia. E questa sera vi leggerò qualche straccio di un comunicato, un appello che abbiamo prodotto per invitare tutti a mobilitarsi in vista dell'8 marzo che si avvicina. E diamo qualche dato, anche se non è sempre solo i numeri che ci interessano, ma abbiamo sentito il bisogno proprio di sottolineare delle cifre che sono impressionanti, ma non sconcertanti. Partiamo da delle consapevolezze che sono venute a galla violentemente nell'ultimo anno e ecco, vi vogliamo comunicare alcune riflessioni sulla base dell'analisi di questi dati. Nel 2020 444.000 persone hanno perso il lavoro. Di queste 312.000 sono donne, vale a dire più del 70%. Tra novembre e dicembre l'aumento della disoccupazione ha continuato a coinvolgere lavoratrici dipendenti e autonome di tutte le fasce d'età. Di 101.000 occupati in meno, 99.000 sono donne. Sono numeri impressionanti, ma non inaspettati, appunto. Guardando anche i dati prepandemici, ci si rende conto che il lavoro femminile è strutturalmente precario, a termine, con poche tutele e spesso considerato sacrificabile, anche quando rientra in quel range di occupazioni definite essenziali. Già nel 2019 le donne occupate erano molte meno degli uomini, 50% al fronte del 69%, più frequentemente inattive o impiegate nei settori della riproduzione sociale, come multiservizi, cultura, scuola, sanità, RSA, che prevedono, sappiamo, salari bassi e contratti precari. La pandemia ci ha costretti a confrontarci con un mercato del lavoro nel quale i diritti di tutte sono sistematicamente calpestati in favore dei profitti di pochi. Le soluzioni introdotte non sono sufficienti perché mirano al superamento della fase emergenziale senza prendere in considerazione un cambiamento strutturale del modello di sviluppo e di welfare. A causa della profonda ambiguità tra i tempi di lavoro e di vita, molte donne sono costrette a lavorare da casa e hanno visto il sovrapporsi e il moltiplicarsi del lavoro domestico e di cura non retribuito, che quasi sempre ricade esclusivamente su di loro. La cassa integrazione, ad esempio, si è dimostrata uno strumento limitato e limitante, uno strumento di risparmio sul costo del lavoro a vantaggio esclusivo delle aziende, che ha prodotto un ulteriore impoverimento. L'accesso al welfare integrativo è fortemente asimmetrico, esclude grandi fette di popolazione, anche in questo caso in larga parte femminile, che lavora tramite contratti a tempo determinato, a chiamata o partita IVA. E veniamo alla situazione veneziana, che non è altrettanto confortante, è anche peggiore se vogliamo. Vediamo la concentrazione di lavoro culturale o legato all'ambito del turismo. E i dati recenti indicano un impressionante calo dell'occupazione nella nostra città, 64% in meno rispetto al 2019. I consulenti del lavoro stimano che nel 2021 diminuirà ulteriormente e ne abbiamo già alcune prove. Ad essere maggiormente penalizzati saranno ancora le donne e i giovani. Sappiamo tutti, che l'occupazione qui ruota esclusivamente intorno alla cultura e al turismo e si configura come lavoro precarizzato, sottopagato e, sotto tutela, e senza tutela. La pandemia ha messo in luce l'estrema fragilità di questo sistema. L'ambito culturale si basa su una forza lavoro principalmente femminile. Parliamo qui a Venezia di guide turistiche, di addetti al settore educational e a servizi accessori per musei e fondazioni, di guardiasala, di mediatrici culturali. Molte di queste lavoratrici non godono di alcuna tutela, in quanto assunte con contratti a chiamata, a progetto o di apprendistato, oppure tramite partita IVA. Altre svolgono stage sottopagati o gratuito, spesso avallati dalle università e dalle scuole secondarie. Alcune istituzioni culturali di questa città possono essere considerati emblema di questo modello di sfruttamento, continuando a ignorare errori di sistema segnalati da tempo. La Biennale ha deciso in maniera unilaterale di rinviare di un anno l'esposizione di architettura. E ora? E oggi? Quest'anno come andrà? Dunque, Non Una di Meno sta cercando di attraversare tutti questi momenti, queste occasioni per incontrare nelle piazze le lavoratrici che, diciamo,
si stanno veramente cominciando a mobilitare un po' ovunque. Siamo stati la settimana scorsa a Padova con le maestranze dello spettacolo al Teatro Verdi, siamo state al fianco delle lavoratrici del turismo, sappiamo che a Venezia moltissime sono cameriere ai piani, addette alle pulizie, receptionist. Dunque, vogliamo invitarvi, perché lo sciopero globale transfemminista deve coinvolgere davvero tutti e tutti e tutto. Vogliamo unire la nostra voce al coro di chi reclama i diritti essenziali. A chi ci definisce essenziali solo per poterci sfruttare, rispondiamo che essenziale è la nostra lotta e saremo tutte insieme in piazza l'8 marzo. Per un salario minimo europeo, per contrastare i salari bassi, la differenza di retribuzione tra uomini e donne e la segregazione lavorativa delle donne e delle persone migranti. Per un reddito di autodeterminazione universale e incondizionato, svincolato dal lavoro, da cittadinanza o dai documenti di soggiorno, che ci permetta di dire no al ricatto sul luogo del lavoro o di uscire da relazioni violente. Per un welfare accessibile a tutti, a tutte e tutto, adeguato alle forme, alle relazioni, ai bisogni e agli stili di vita contemporanei, capace di liberare dalla coazione al lavoro, sfruttamento e lavoro sottopagato. La copertura del salario al 100% per chi è in cassa integrazione e l'estensione degli ammortizzatori sociali alle categorie che ne sono escluse. Grazie a tutti, ci vediamo in piazza l'8 marzo.